sono dei prodotti che si vede che sono meno sostenibili, si vede che sono prodotti che hanno a cuore qualcosa di più che non soltanto la qualità. Il secondo aspetto è ovviamente quello della bontà del prodotto. È chiaro che il DNA della famiglia Marley è nella musica e chiaramente il primo punto di ingresso per noi è stato quello dei prodotti audio. Chiaramente nella famiglia Marley gli artisti non mancano, ci sono Damian Marley, Ziggy Marley, Steven Marley, Julian Marley, tutte persone che di musica se ne intendono e che chiaramente hanno avuto il loro dire su come i prodotti vengono creati. I prodotti che mettiamo sul mercato sono stati approvati da artisti che vedono il loro nome su quel prodotto, il nome del loro padre, che per loro è molto più di un semplice padre, ma è un veicolo per il messaggio delle canzoni. E quindi i prodotti sono dei prodotti eccezionali, infatti con materiali ecosostenibili, con un design che trasmette gioia, perché è la gioia la caratteristica principale della musica di Bob Marley. La musica di Bob Marley è tutto amore, inclusione, essere tutti parte di una stessa famiglia, e quindi anche il design dei prodotti trasmette questo calore. E l'ultimo aspetto, quello che è stato poi ha dato il là all'idea della collaborazione, è uno dei motivi tardi questa sera, è che parte dei proventi di questa iniziativa, che non soltanto deve lasciare il mondo dal punto di vista dell'ecologia in maniera di più il meno impattante possibile, ma la parte di giving back, quindi di restituire parte di questo a chi ne ha più bisogno. E una delle cose che mi ha più colpito quando abbiamo parlato di questa iniziativa con Rohan era un racconto della sua infanzia con suo padre, quando era nel giardino di casa e c'erano dei bambini al di fuori del cancello di casa loro, e lui stava giocando all'interno del cancello, e c'erano questi bambini che erano al di fuori del cancello e volevano entrare per fare uno spettacolino di acrobazia con il padre e avere in cambio qualche soldo o comunque soltanto anche la possibilità di giocare nel giardino. E Rohan e i suoi fratelli ovviamente volevano stare con loro padre, ma loro se volevano tenere per sé, non volevano lasciare entrare questi ragazzi. E il padre ha detto loro di andare a aprire i cancelli a questi ragazzi, comprare a tutti i ragazzi un gelato e guardarli mentre mangiavano questo gelato, in modo da imparare la lezione. La lezione è che non bisogna occuparsi di quelli che sono all'interno del cancello, perché chi è all'interno del cancello ha già il privilegio di una famiglia, ha già il privilegio di potersela cavare nel mondo grazie a una famiglia. Quelli di cui bisogna occuparsi sono quelli al di fuori del cancello. E questo è il motivo per cui noi abbiamo deciso, da un punto di vista globale, il 5% dei ricavati di tutto il gruppo The House of Marley verrà devoluto a OneLove.org, che è la fondazione che si occupa di bambini, ambiente, pace nel mondo a livello globale, nei paesi sottosviluppati, in Africa. Ma per noi è molto importante anche fare qualcosa, restituire qualcosa nel nostro territorio. Ed è per questo che sono molto contento, felicissimo e orgoglioso della partnership che siamo riusciti già a iniziare e proseguiremo nel corso degli anni con SOS Villaggio dei Bambini in Italia, che è l'iniziativa che noi vogliamo sostenere qui sul territorio in modo da restituire qualcosa anche al territorio italiano. Quindi adesso vi farò vedere un breve video che riguarda l'organizzazione SOS Villaggio dei Bambini, dopodiché faremo due chiacchiere con il Presidente. Leon è stata abbandonata dalla madre, una mamma provata dalla miseria e dalla violenza subita. Il futuro di Luna era scritto, fame, malattia, disperazione. Ma un giorno, SOS Villaggio dei Bambini cambia il suo destino. Luna ritrova la salute e scopre l'amore di una mamma SOS. La sua storia è stata riscritta da una persona generosa come te, con una telefonata al 800 91 5.
Perché
ringrazio quindi la famiglia Mario, perché hanno in fondo anche se il nostro messaggio, perché ai nostri bambini insegnano certamente l'amore verso la natura, il rispetto, perché questo è parte del nostro DNA. E in particolare nel nostro villaggio abbiamo attivato un'iniziativa di mettere sul tetto delle nostre case dei pannelli fotovoltaici, sempre per rispetto, diciamo, della natura, quindi consumare meno gasolio, eccetera, e anche perché abbiamo la ricchezza del sole italiano e perché tutto sommato costa anche meno, ma perché abbiamo, come tutte le buone famiglie, problemi anche di seguire il bilancio da vicino. Quindi questo accostamento per noi è particolarmente importante e ringrazio per questa opportunità che ci viene data. E mi fa molto piacere che abbiamo scelto noi, diciamo, per fare. Io termino il mio messaggio perché se no sono tutto qui in mezzo a un sacco di giovani e un po' di musiche, forse le musiche però sono un po' anche contento, ero già maturo, ma era un po' male, ero già semplice. È perché nel passato ci sono stati tanti prodotti
bootleg piuttosto che dei prodotti di strada, e hanno deciso che era il momento di purificare il messaggio veicolato dai prodotti di The House of Marley, e che quindi era il momento di prendere l'iniziativa direttamente, di mettere sul mercato qualcosa che portasse veramente un messaggio. So much time, and I want to thank you again
is that in Italy we've partnered up with SOS because it's important that we give back to the community here, you know. It's one thing to have a charity that supports, you know, this, that, and that. But if you're doing business in a country, we should also support the country and find the people that's working locally with the country to help the children and those things. Direi che di questi tempi è un messaggio molto bello quello che ci sta dando Rohan, come dice. Chiaramente, essendo qui in Italia, è importante che noi introduciamo i nostri prodotti, ma la cosa più importante, come dicevo per lui, è la partnership con la SOSTA, Villaggi dei Bambini, perché lui dice, quando si lavora in una nazione e si crea valore in una nazione, bisogna restituire la stessa nazione, e questo è il motivo per cui è così orgoglioso della partnership che abbiamo con la SOSTA Villaggi. And that being said, I want to thank you again. My name is Rohan Mahle. I'm one of the sons of Bob Mahle. And yes, we have many sisters also. So don't forget the sisters. Thank you for joining us tonight. Please have a good time. Rastafari.
veramente. E come detto, rischio di sembrare naiva, rischio di sembrare ingenuo, noi ci crediamo, questo è un movimento, è un nuovo modo di fare business. Iniziamo dalla nostra linea audio, continueremo a farlo per creare un lifestyle brand anche in altre categorie. E se questa deve essere una piccola rivoluzione di pensiero, vi lascio soltanto un piccolo pensiero che mi è rimasto da letture giovanili. Qualsiasi rivoluzione è come una maratona, sono 42 km da percorrere e le rivoluzioni non si fanno in un giorno, si fanno lungo 42 km di corsa. Però per fare quei 42 km si parte con un piccolo passo. Il primo passo sembra il più facile ma anche il più difficile perché ci sono altri 42 km da fare. Noi non pretendiamo di cambiare il mondo oggi o cambiarlo domani. Pretendiamo di fare il primo passo nella direzione giusta. Grazie.